Forse lei è stanca, signorina. Vuole che l'accompagni in giardino a prendere un po' d'aria? No, che fai? Te ne vai già? Tienimi ancora un po' di compagnia. Voglio vedere se lui ha il coraggio di sposarla, poi chiudiamo. Per favore, me ne daresti uno? Sono buoni da morire. Cominciavo a temere che non sarebbe venuto più. Gliel'avevo promesso. E poi lei ha anche una proposta da farmi. O ha cambiato idea? No, e per questo l'aspettavo. E per questo sono venuto. Lei è un uomo strano. Oggi la guardavo mentre sparava. Sembrava non avere altro interesse. Qualche altro ne ho. E la danza è fra questi? A seconda dei casi. Gliel'ho già detto, la strada era deserta, non c'era nessuno. Nessuno che scappasse, che entrasse in una macchina, non so. Ma non c'era anima viva, commissario. E quelli del bar, sentendo gli spari, saranno usciti a vedere, no? Beh, sì, mi sembra. Ora che ricordo, davanti al bar effettivamente c'era della gente. Ah, lei lo conosceva bene? Beh, vede, io gestisco quel bar da più di 10 anni. Valeria era uno dei clienti più affezionati. Lo stimavamo tutti. Pensi che non ha lasciato mai un sospeso. Che cosa faceva? Come? Che faceva? Ah, sì, il ferramenta, ma il negozio era suo e con un buon giro d'affari. Quindi non aveva nemici, creditori, amanti? Valeri, no, non era il tipo da avere amanti. Lei che ne sa? Beh, alla sua età. Ho capito, un uomo irreprensibile. Ha altro da dirmi sul suo conto? No, commissario. Io sì, invece. Avanti l'altro. Così lei afferma di aver assistito sere fa ad una scenata del Valeri. Sì, esattamente. Che cosa diceva? Che se lo pescava gli faceva la pelle. A chi? A uno che lo ricattava per via di sua moglie. C'era anche lui. Io? Lei, perché non me l'ha riferito? Ma... perché quello, Garante Franco, era un suo amico. Fanno gli strozzini tutti e due, commissario. Ma che dici? Sei diventato matto? Non si lasci incantare, commissario, perché io so tutto. Quel bar era una sporca fogna. Il Valeri era innamorato pazzo della cassiera e lui era geloso. Ma tu sei un serpente velenoso, io ti denuncio per calunnia. Mi metto la museruola. Quindi... lei pensa che il ricattatore abbia creduto... Sì, il suo amico. Vuol lasciarmi parlare? Ma prego. Che il ricattatore abbia creduto alle minacce di morte del Valeri. No, ma il Valeri era capace di denunciarlo, non era mica tenero. Quindi lui l'ha fatto fuori. Sono sicuro al 100%, commissario. Potete andare, ma tenetevi a disposizione. Via retta, commissario. Arresti lui e Garante. Questi sono affari miei. Via! Quindi nessun lavoro fisso? No, Nicky non ne aveva bisogno. Suo padre la riempiva di soldi. E come passava il tempo la sua amica? Niente. Veniva qualche volta a lezione di storia dell'arte, disegnava, prendeva ogni tanto lezione di russo e poi passava delle giornate intere a letto, così, senza far niente. Continui.
Non so come dire, era strana. Le mancava qualcosa di suo in cui definirsi. Di ragazzi ne aveva, uno fisso voglio dire. No, non credo, non me ne ha mai parlato. Andava spesso da lei? Sì, anche l'altra sera le ho portato su il vestito dalla tintoria. Che ora era? Dunque, Gianni mi stava aspettando, saranno state le 9 e le 9:15. E ha avuto l'impressione che la signorina stesse per uscire? Non lo so, c'era una sua amica. Un'amica? Quale amica? Com'era? Me la descrive. Non lo so, non l'ho vista. E allora come fa a dire che c'era? Perché ho visto i guanti e la borsetta sulla console nell'ingresso. Ah, ho capito. E la signorina Storm che cosa faceva? Stava parlando al telefono col dottore. Come lo sa? Discorreva di certe pillole e gli chiedeva perché non veniva a trovarla. E poi? Poi si vede che quello si è deciso, perché la signorina ha detto, allora ti aspetto. Ha chiuso il telefono, mi ha dato 200 lire e io me ne sono andata. Che carattere aveva? Era piuttosto musona, poverina, però tanto educata. Da anni che sono la portiera di quel palazzo, non ho mai visto una persona più rispettosa. Lei non ha visto salire la ragazza che era con la signorina Storm giovedì sera? Le risulta che avesse un'amica particolarmente affezionata, una che la venisse a trovare molto spesso? Beh, sì, ma quella le costava cara. Che cosa vuol dire? La signorina credeva che la curasse, ma quella, secondo me, aveva trovato da star bene. Perché? Questa amica era dottoressa? Sì, una di quelle, come si dice, pissi... Psicanalista? Ecco, sì, bravo. Com'era? Latte a fidare. Sembrava una persona per bene. Come si chiamava? Ah, non saprei. E ogni quanto tempo andava da lei? No, dipende. Ogni settimana, ogni 10 giorni. La settimana scorsa un delitto, questa settimana altri 2. Tutti giovedì sera, più o meno la stessa ora. Buio completo, piste nessuna. Non c'è movente passionale, né violenza, né rapina. Ci sono solo 2 pallottole dello stesso calibro, ma in 2 teste diverse. Senza un movente. A me doveva capitare. Ad ogni modo, la ricorrenza periodica del giovedì non è casuale. Già, uno a vacanza, s'annoia, che cosa fa? Ammazza qualcuno. No, no, mi sembra un'ipotesi troppo ovvia. Eppure si direbbe il delitto di un maniaco. No, no, secondo me dobbiamo trovare il movente. Magari l'odio per una donna che ha un sacco di quattrini. Si tratta di far parlare la gente. Lei deve fare il duro, Griffi. Ah, nessuna obiezione, commissario. Ma prima vorrei proporle una visita alle cliniche psichiatriche. Ah, buongiorno, Nicole. Ciao. Queste sono le ultime diagnosi. Tieni. Senti, fanne fare 5 fotocopie come al solito e mettine da parte una speciale per il mio archivio. La segretaria se ne sarà già andata. Te le farò fare domani. Ma quella non c'è mai. A proposito, sei libera stasera? Ho solo una visita tra mezz'ora e poi sono disponibile per le tue follie. Ah. E come folleggiamo? Hai qualche desiderio segreto? Di quelli ne ho troppi. Spero di sbrigarmi presto con la polizia. Una la polizia? Seccatura. E che vuole da te? Ah, ma come? Non lo sai? Sono un pericoloso maniaco sessuale. Dai, Emilio, tra un'ora, va bene? D'accordo. Così se non ti vedo arrivare saprò finalmente dove pescarti. Già, speriamo in bene. No, non mi incanta, Griffin. Io volevo dire... Buonasera, signori. Ah. Sono il dottor Spengler. Il commissario Casares. Piacere. Molto lieto. Griffin. Piacere. Prego, signori, accomodatevi. Grazie. Mi dispiace disturbare, dottore. Per carità, mi dica. Non mi sembri troppo allegra. È vero, sono un po' depressa. Penso che se ci sposassimo forse non riuscirei a farti felice, né come moglie né come collega. Sento come il vuoto davanti a me. Il solito pizzico di masochismo. Però è anche colpa mia e poi ho l'impressione che stiamo lavorando troppo. Bene, stammi a sentire. Ti prometto che tra qualche settimana molliamo tutto e andiamo in giro per il mondo. No, Harry, io sto bene anche qui, purché tu mi stia un po' più vicino. Perché pensi che io ti trascuri? È una sciocchezza, ma anche questa sera mentre ti aspettavo. A proposito, cosa voleva da te la polizia? La mia opinione sui delitti del giovedì per me è opera di un paranoico. E l'omicidio di quella ragazza lo dimostra. A proposito, dimmi, quella Miss Storm era una tua paziente? Sì.
Nicole, tu lo sapevi che era stata uccisa? Sì. Che tipo era, una nevrotica? Depressa, narcisista, condizionata da un groviglio di complessi. Se non ti dispiace, vorrei andarmene. Come vuoi. La signorina Nicole Bouvier? Sono io. Sono il commissario Casares. Lei permette che le rivolga qualche domanda in merito all'assassinio della signorina Vicky Storm? Ma certo, si accomodi. Grazie. La signorina era in cura da lei, vero? Esatto. O meglio, era lei che andava in casa della signorina? Sì, perché io non possiedo uno studio privato. Quando ha visto per l'ultima volta Vicky Storm? Più di 10 giorni fa. È sicura? Direi di sì. Strano, perché in casa della signorina abbiamo trovato una sua ricetta con la data di martedì scorso, esattamente 2 giorni prima del delitto. Martedì scorso? Lei si sbaglia. Ma la portinaia afferma di averla vista salire. Ah, sì, ricordo. Sono salita un momento per vedere come stava. La trovai a letto molto depressa, così le consigliai delle pillole di Moditen. Signorina Bouvier, lei ha parlato al telefono con la Storm la sera del delitto. Che ora era? Le 9:30, non ricordo con precisione. Che cosa le disse la Storm? Se potevo andarla a trovare. E lei? Le dissi che non potevo, ero certa che fosse un capriccio. Vede, la Storm era una donna viziata. A me risulta che lei promise di andarci. Lo dissi per tranquillizzarla. E invece cosa ha fatto? Mi sembra una domanda indiscreta, commissario. Comunque sono rimasta a casa. Quindi non è andata a trovare la sua paziente. Era una visita professionale, no? In fondo la Storm era una cliente ricca, perché deluderla? Mi scusi, commissario, ma lei sta facendo delle insinuazioni piuttosto spiacevoli, mi pare. Così lei è rimasta in casa. Qualcuno potrebbe eventualmente confermarlo. No, non ero a letto con nessuno, le basta? Capisco. Beh, credo che possa bastare. Ah, dimenticavo. Lei poco fa ha detto che martedì scorso trovò la Storm a letto. Chi venne ad aprirle? La sua domestica se ne andava sempre a mezzogiorno. Vicky mi aveva dato una chiave del suo appartamento. Perché? Si fidava di me. Nicky. Nicole. Andiamo. Addio un po', Nicole. Non mi avrai mica invitato a cena per passare la serata davanti al televisore, spero. T'assicuro che è davvero interessante. Sì, può anche darsi. Ma se dovessi scegliere fra me e il televisore? Non parlare. Sta zitto, non distrarmi. Lei era d'accordo per tradirci e farci catturare. E così questa è la verità. Dov'è il tesoro? Non lo saprai mai, miserabile. Sto buono. Oh, guarda, guarda, questo è un momento di tensione. No, parlerò. Il tesoro è nascosto nella Valle delle Ombre. Dentro la tomba del Gran Shaman. Dovrai aspettare ancora un po' a farmi la pelle, Elmela. Io solo so come si fa a entrare nella camera. Niente alcol, niente amore. Ma... Tu resta di guardia qui. Tu, Aisha, sorveglia la ragazza. Guidami. Hai cambiato idea? Vuoi bere anche tu? Nicole! Dottor Spengler,
Lei che ci fa qui? Sono affari miei, commissario. Come non detto. Buonasera, signorina. Che cosa vuole? Dica. Qualcuno ci ha telefonato che la signorina la stava uccidendo. Questa è buona. Le assicuro, commissario, che stavamo scherzando. Non mi pare che abbiate l'aria di gente tanto allegra. È incredibile. Ad ogni modo, credo che ognuno a casa propria possa avere la faccia che preferisce. Certo, ma se vi capita di scherzare un'altra volta, cercate di evitare spargimento di sangue. Fa brutta impressione. Dottor Spengler, signorina, andiamo. Buonanotte, commissario. Cerca di calmarti. Cosa vedi? Nero. Male. Agli amanti basta la loro luce interiore per illuminare quello che li circonda. Caro, che strano, pensa, mi sono addormentata senza accorgermene. Perché non mi hai svegliata? Si vede che ero molto stanca. Sì, ma è lo stesso una brutta figura. Mi perdoni, caro? Cosa c'è? Mi guardi come se ti facessi paura. Come un'estranea. Che sciocchezza stai dicendo, Nicole? Quale vendetta? Era una persona innocua. E chi gli poteva voler male, poveretto? Io lo conoscevo bene, eravamo amici. L'hanno ammazzato che guardava la televisione. Che strano. Anche la moglie. Lo so, grazie. Prego. Io ero nell'altra stanza col marito della sua amica. Stavamo lavorando. Loro due stavano guardando la televisione. Quando tornammo di là, lei era a terra, strangolata. E l'amica era sparita. È allucinante. Grazie.
niente. Ti ha cercato un sacco di gente. Io credevo che tu fossi già arrivato, invece te la spassavi da qualche altra parte, eh? Ma che cosa fai? Accendi la lampada, per favore. Ma, scusa, mi vuoi spiegare cosa sono questi misteri? È proprio quello che ho intenzione di fare. Su, accendi la lampada. Vedi, Nicole, capita qualche volta che la realtà che ti circonda sembra svanire e diventare più assurda di un incubo. E all'improvviso, così, senza ragione, non riconosci più nessuno. La gente che ti sta attorno. Sei un altro. È la sensazione di un attimo. Eppure è angosciosa. È agghiacciante. La tua personalità sembra annientata, poi qualcosa riprende a funzionare dentro di te e tutto ritorna evidente. O almeno probabile. Harry, scusa, ma non ti seguo. Non capisco dove vuoi arrivare. Nicole, tu ieri sera hai tentato di uccidermi con un pugnale. Io? Ma Harry, che ti prende? Sei impazzito. Guarda questa ferita. È possibile. Io non... Ma ti rendi conto di quello che dici? Mi crederesti capace di... No, non tu. Non dire queste cose, Nicole, ti prego. Cerca di capirmi. C'è un mistero, dobbiamo scoprirlo assieme. Nicole, c'è chi pensa che tu sia coinvolta nella morte della Storm. E devo confessarti che per un momento anch'io non ho potuto allontanare dalla mia mente questo atroce sospetto. Ma Harry è mostruoso, non capisco. Ti prego, Nicole, sta calma e ascoltami. Anch'io sono profondamente sconvolto. Ma tu sei l'unica che possa aiutarmi, capisci? Ascoltami, Nicole, io ho la sensazione che noi corriamo un pericolo gravissimo. Dovrei fare esattamente ciò che ti dico. Hai fiducia in me? Sì, Harry, farò tutto quello che vuoi. Allora rilassati, tesoro. Ora dobbiamo ricostruire insieme qualcosa che improvvisamente si è lacerato nella tua mente. Dunque, ieri sera, tu eri seduta davanti al televisore, come ora siedi davanti a me. Immagina che questo sia lo schermo. Ricordi il programma, vero? A un certo momento io mi sono avvicinato e ho cominciato a scherzare. Ora cerca di ricordare quello che avvenne dopo. Concentrati. C'è una trasmissione che ti interessa. Dov'è il tesoro? Non lo saprai mai, miserabile. Oh, sta parla, buono. Ho la uccido. Guarda, guarda. Guarda, questo è un momento di tensione. Dentro la tomba del Gran Shaman. Dovrai aspettare ancora un po' a farmi la pelle, Elmela. Io solo so come si fa a entrare nella camera del tesoro. Niente alcol, niente amore. Tu resta di guardia qui. Tu, Aisha, sorveglia la ragazza. Guidami, Wade, e non ti pentirai di averlo fatto. Ti farò grazia della vita. Ah, hai cambiato idea? Vuoi bere anche tu? Nico! Uno strano improvviso bagliore. Poi più nulla. Un improvviso bagliore. Cos'era successo in quel momento? Portali via. Andiamo. Ehi, sono io. Il mandato di cattura di Nicole Bouvier? Ah, finalmente, mandamelo subito. Facciamo due ipotesi. No, per carità, facciamone una sola. I delitti del giovedì hanno tutti qualcosa in comune, d'accordo?
Commissario, i cinque delitti sono completamente diversi l'uno dall'altro. In apparenza, ma in realtà tra di loro c'è un nesso indiscutibile. Sì? No, non posso fare dichiarazioni, più tardi. Assassini diversi, in luoghi diversi. Lo dice lei, ma perché allora tutti i giovedì, eh? Perché c'è sempre una persona che misteriosamente scompare? Perché avvengono tutti di sera e nel giro di mezz'ora? No, ci sono troppi elementi in comune. Sì, ma non vedo un movente comune. Nemmeno io per ora. Però sono convinto di avere in mano il primo anello della catena, Nicole Bouvier, l'amica di quel suo psichiatra. Tutti gli indizi che abbiamo contro di lei non la convincono? Non me ne importa niente. Ecco il mandato di cattura. La vado a prendere, Griffin. Io ci starei molto attento prima. Sì, sì, va bene, vada, vada. Una bella incriminazione per omicidio volontario, non gliela leva nessuno. Ah, mi porti anche il suo dottore, il suo amico. Mi piace sentirlo parlare. Dov'è il tesoro? Non lo saprai mai, miserabile. Parla, Flatters, o la uccido. No, parlerò. Il tesoro è nascosto nella Valle delle Ombre. Dentro la tomba del Gran Shaman. Dovrai aspettare ancora un po' a farmi la pelle, Elmela. Io solo so come si fa a entrare nella camera. Che cos'era quel lampo, Melin? Normali disturbi elettromagnetici. Ti interessa forse il fenomeno della città morta? Pensa che io ci feci un servizio qualche anno fa. Vi erano rimaste 4 o 5 persone e un bel giorno le trovarono morte. E allora? Fecero indagini, analisi, eccetera, e alla fine conclusero che era un morbo misterioso. Ma ci fu chi sostenne che poteva essere un fenomeno di ipnosi collettiva. Strano. Ah, senti, Melin, dovresti farmi un favore. Certo, dimmi. Prestami la registrazione. Te la restituirò tra un paio di giorni. Mi dispiace, ma è davvero impossibile. C'è troppa sorveglianza sul materiale. E se vuoi ottenerla con regolare richiesta, ti ci vorranno almeno 20 giorni. Se tutto va bene, naturalmente. Beh, andiamo. Prego. Vieni, ti accompagno all'uscita. No, non ti disturbare, Melin, conosco la strada. Dovrei soltanto telefonare in ospedale. Va pure, grazie. Eddie, il piacere è stato mio. Non fare complimenti, il telefono è a tua disposizione. Ah, una di queste sere vengo a prenderti con due bionde. Ogni tanto ci vuole, no? Ciao e a presto. Arrivederci e grazie ancora. Caro Spengler, sempre a tua disposizione. Ciao. Pronto, Nicole? Ho visto qualcosa di veramente interessante. Sì, certo. Ne parleremo più tardi. Scusa un momento. Se preferisci, potrei passare a prenderti. Io sarò libero verso le 8. Sì, d'accordo, Nicole. Va bene, ok. Permette? Dottor Spengler, non potrà passare dall'uscita principale con quella roba. Se un uomo come lei vuole sottrarre del materiale, avrà le sue buone ragioni per farlo. Ma la burocrazia della televisione non potrebbe mai capirle. Ma io non capisco, non so dove lei voglia arrivare. Cercherò di spiegarmi meglio. Voglio solo aiutarla ad uscire. E se le serve, ho un apparecchio speciale per il controllo delle registrazioni, che lei potrà usare. Interessante. A prezzo modico. Quanto? Ci metteremo d'accordo. Lo spero. Andremo nel mio laboratorio. Mi dia la bobina, prego. Sarà un po' complicato rimetterla a posto.
Ma ci penserò io. Venga, prego. Si fida? Si accomodi. Qui stiamo tranquilli e al sicuro. E c'è tutto il necessario. Abbassi la levetta, giri la manopola e si veda il film con calma. In ogni caso io sono di là nel mio laboratorio. Se ha bisogno mi chiami. Complimenti, dottor Flanger. Lei è molto bravo. Sa quello che vuole e anche dove trovarlo. Ma ora è venuto il momento di fare quattro chiacchiere da buoni amici. Non è così? Ma di cosa sta parlando? Cosa vuole da me? Scoprire un fotogramma su mille è molto difficile. Chi le ha dato questa informazione? Nessuno. Ma guarda che bravo il dottor Spengler. Fa tutto di sua iniziativa. Quasi come me. Avanti. No.
Amico, andiamo alla polizia. No, no, la bomba! La bomba! La bomba! La bomba! La bomba! No, no, no. Basta così, grazie. Ma allora, sentiamo. Bene, adesso cercherò di spiegarle la mia teoria, commissario. Vede, si tratta di un fenomeno che la scienza non è in grado di spiegare. Evidentemente, quell'uomo riesce a trasmettere, a distanza, un flusso ipnotico potentissimo. Se i suoi occhi dicono uccidi, alcuni soggetti vengono presi da un raptus, da una vera follia omicida. Storie. Io vedo spesso la televisione e non ho mai pensato di uccidere nessuno, tranne forse i responsabili dei programmi. Commissario, mi ascolti. Lei sa che il cervello emette onde elettromagnetiche. Ebbene, io credo che i segnali dell'ipnotizzatore siano captati solo da certe lunghezze d'onda cerebrali. L'ipotesi più sensata è che quei fotogrammi siano finiti per caso nel film. Ci sarà stata un po' di confusione. Già, e i morti? Ma gli assassini uccidono per dei moventi precisi e non perché hanno ricevuto ordine da qualche fantasma. Nicole Bouvier, per esempio. L'ho fatta arrestare perché contro di lei ci sono gravi indizi. Ma, commissario, sono solo indizi, non prove. La portinaia afferma che lei era l'unica amica della Storm. La Bouvier dice di essere stata in casa della Storm 10 giorni prima. Poi si contraddice e ammette di esservi stata 2 giorni prima. La ragazza della tintoria ascolta una telefonata in cui lei promette di visitare la Storm entro mezz'ora. Ma non ci va. Ah, questo lo dice lei. Il fatto è che la Bouvier aveva la chiave dell'appartamento. È una notizia che la stessa Nicole vi comunica candidamente, pur sapendo di essere lei l'assassina. Ma le pare logico? Quello che è logico è che la Bouvier è andata dalla Storm. E l'avrebbe uccisa così, a freddo, senza nessun motivo. Non si preoccupi che prima o poi un movente preciso salterà fuori. Eh già, un movente si trova sempre. La Storm era molto ricca e la Bouvier è stata l'ultima a vederla. E le ha sparato perché questa pallottola è dello stesso calibro della pistola in possesso della signorina. E con ciò? Ma lei non vuol capire. Nessuno meglio della sua amica conosceva quella casa e poteva fuggire con sicurezza senza lasciare tracce. Eh già, però qualcuno ha detto di aver visto un paio di guanti e una borsetta nell'ingresso della Storm. Avrete fatto delle indagini, spero. Era un indizio vago e generico. È come indagare su uno starnuto. Meglio seguire la via più facile, vero?
Insomma, noi abbiamo delle prove contro la sua amica. Questa è la realtà, dottor Spengler. Mentre voi non siete in grado di produrre un alibi a discarico. Commissario, vogliono il dottor Spengler. Vengo subito, grazie. Commissario, le dispiace intanto dare un'occhiata a questo oggetto? Aiuta l'immaginazione. Ah, è lei, l'aspettavo. Buonasera e grazie di essere venuto. Si accomodi, prego, c'è il commissario. Signori, posso presentarvi il signor Merelli? È stata una coincidenza davvero fortunata che mi ha permesso di incontrare quest'uomo. Il signor Merelli ha qualcosa da dirvi. Egli afferma di aver visto la signorina Bouvier in casa sua dalle 10 alle 10:30 di quel giovedì sera. È questo che mi ha detto, vero, signor Merelli? Sì. Racconti al commissario le circostanze che sono a sua conoscenza. Beh, io faccio l'ebanista e la sera lavoro un po' anche a casa e siccome la signorina Nicole è quasi sempre fuori... Non si preoccupi della contravenzione. Insomma, qualche volta attacco il tornio alla presa che è sul balconcino della signorina, così risparmio la corrente. Quella sera m'ero organizzato per attaccare la spina, ma ho visto la finestra accesa, la signorina non stava nel soggiorno e io ho attaccato. Poi, più tardi, quando vado per toglierla, mi accorgo che la signorina sta aprendo la finestra per uscire sul balcone e nella fretta rompo l'attacco. Può dire con precisione che ora era? Beh, c'era la televisione accesa e so che trasmettevano un teleromanzo, una di quelle pizze che piacciono alle donne. Mi pare che si chiama La donna dei sogni. Dice che è una storia bellissima. È tutto qui. Questo è l'alibi della signorina Bouvier, commissario. Le basta ora? Non è il caso di rilasciarla? Faccia mettere a verbale le sue dichiarazioni, poi si occupi della signorina. Credo che possa andare. Buongiorno, dottor Spengler. Buongiorno, commissario. Mi faccia passare. Dottor Spengler, la sua ipotesi è molto interessante, ma resta il fatto che tutti gli assassini sono scomparsi. Già. Forse un'organizzazione protegge l'opera del mostro. Dottore, cercherò di aiutarla. E poi convinceremo il capo. Grazie. Ma ora è meglio che mi muova per conto mio, per non insospettirli. Come vuole, ma quando avrà bisogno di aiuto, ricordi che sono a sua disposizione. Grazie, arrivederci, ispettore. A presto. Su, non fare quella faccia, ti rimetto subito al tuo posto. Ti avessi visto sorridere almeno una volta, vecchio barbone. E lo specchio dove lo metti? A quella parete, c'è già il gancio. Ah, sì. Ah, sai, ti farò cambiare la serratura. Ma ti sembra necessario? In fondo non è successo niente di male. Mi spieghi di cosa dovrei aver paura? Di qualcosa che tu non ricordi. Ma ti prego di non farmi altre domande perché non saprei cosa risponderti. Vedi, io sono certo che la chiave di quei delitti consiste in un fenomeno di ipnosi a distanza. Forse attraverso la televisione. Ora capisco perché hai cercato di farmi ricordare quella scena. Non trovo più la matita per gli occhi, chissà dove l'hanno buttata. E chi? La polizia, no? Sono stati loro a combinare questo disastro, per cercare una rivoltella. Già, un lavoro fatto con la massima discrezione. Comunque è finita bene. Sai, voglio dare una festa favolosa sabato. Forse è meglio di no, Nicole. Vieni. Sediamoci un momento. Ti sembrerò noioso, ma vorrei che per qualche giorno tu... Che cosa? Non uscissi di casa, per esempio. In fondo hai bisogno di un po' di riposo. Non sono tranquillo. Su, non farmi quella faccia, per favore. Solo pochi giorni, passano così presto. Potresti dipingere qualcosa, è una buona occasione. Intanto faccio un elenco dei viveri per farteli mandare a casa. Ipnosi a distanza. Qualche anno fa, durante gli studi, ho letto sull'argomento un libro interessante. Parlava di ipnosi a distanza. Interessante. E
esperimento per l'estensione totale delle nostre possibilità di trasmissione. Portare il soggetto al massimo stress nervoso fino alla follia artificiale. Inoculazione dell'additivo Alfa R28. Iniziare l'esperimento. Buongiorno. Buongiorno, signorina. Sono riuscito a trovare il libro che la interessa, ma la pregherei di consultare il volume direttamente nel nostro deposito. Stiamo rivedendo lo schedario e non possiamo fare prestiti, mi spiace. Giberti, il libro sull'ipnosi a distanza per la dottoressa Bouvier. L'accompagnerà il mio assistente, la prego. Si accomodi, per di qua. Nicky. Ha visto la signorina Bouvier? No, anzi la cercavo appunto perché mi hanno incaricata di sostituirla per i prossimi 10 giorni. Ma come? L'aveva accompagnata qui 2 ore fa? Non saprei. La attenda qui. Bene. Ciò che cercava. Grazie, sì. Santo cielo, ma perché hai lasciato l'ospedale senza avvisarmi?
Sono uscita prima perché volevo fare alcuni acquisti. C'è qualcosa che non va? C'era la tua sostituta che ti aspettava, ma tu eri sparita. C'è stato un equivoco. Ero convinta che dovevamo incontrarci più tardi. Vuol dire che le telefonerò. Non era una cosa importante. Ma è importante che tu non vada in giro, Nicole. Te l'ho già detto. A proposito, te lo sei ricordato il nome di quel trattato sull'ipnosi a distanza? È molto importante, sai. Vorrei consultarlo appena possibile. Sì, certo, caro. Ma veramente non ci ho pensato. Scusami. Credi davvero che sia così importante? Ma Nicole, sembra che tu mi stia prendendo in giro. E non è il momento, sai. Sì? Sono il commissario Casares, chi parla? Spengler, mi dica, commissario. Ieri era giovedì e mi sono messo ad aspettare il suo fantasma alla televisione, ma niente da fare. Senta, mi faccia una cortesia, Spengler. Mi dica come posso fare per rintracciarlo. Perché non prova col tavolino a tre gambe? Bene, non trasmettono più. Sì, ma per individuarlo bisogna che riprenda a trasmettere. È un bel pasticcio. Harry, dopotutto a noi non è successo niente, perché te ne interessi ancora? E ricomincerebbe. Chi, quella specie di mostro? Come ricomincerebbe? Ha una sola condizione. Ora è tutto chiaro. Ricomincerebbe se mi avesse in sue mani. Harry. Sì, mi lascerò prendere, ma tu mi seguirai in contatto con la polizia. Così scopriremo la loro base. E se ti uccidessero? L'anno prossimo non pagherei le tasse. Non gli conviene uccidermi. Perciò non lo faranno. Ora devo tornare in ospedale. Ascolta, Nicole. Sì? Fino a quando il momento non sarà arrivato, tu devi rimanere in casa e non muoverti per nessun motivo. Siamo d'accordo? D'accordo. Ciao. Ciao. Pronto? La signorina Nicole Bouvier, è lei? Sì, mi dica. Ho rintracciato l'erede dell'autore del libro che lei ha consultato. Si può entrare, è proibito. Ma io cercavo... Non c'è nessuno qui. Lo so perché sono il giardiniere. Torni indietro. Permetta che le dia il benvenuto. Boris, lasciaci soli. Per favore, si accomodi, non abbia timore. La
Lei sembra sorpresa, turbata, è incredibile. Che cosa è incredibile? No, niente. Da un mese non riesco a lavorare e lei oggi arriva qui con quella luce solare nel fondo degli occhi. Vuol dire che sono venuta qui al momento giusto? Proprio così, angelo mio. E quando l'ho vista mi sono detto, acqua al mulino del tuo genio, puoi riprendere a lavorare. Magnifico. Ecco, perfetto, perfetto. Si avvicini al busto, prego. Meraviglia, sono occhi vigorosi, robusti. Questo non me l'aveva mai detto nessuno. Ma intendo dire che i suoi occhi possono dar vita ad una statua. Senza di loro, ogni statua crolla miseramente. Mi comprende, vero? Beh, in un certo senso. Si accomodi, allora. Mi ascolti, signor? Kernan. Vorrei spiegarle perché sono venute. Io sto cercando uno scienziato, un certo Harold Chemnitz. Mi hanno detto che abita qui. Io abito in solitudine, ma se vede qualcuno me lo dica subito. Sarò felice di conoscerlo. Via, polvere oziosa. E ora mi racconti cosa accade nel basso mondo. Cosa? Qualsiasi cosa, quello che vuole. Io non sono venuta per farmi fare il ritratto. Lo so, ed è per questo motivo che glielo farò. Non mi piace la gente che si vuol far fare il ritratto. Hanno gli occhi stupidi, quasi sempre bovini. No, lascia andare, la prego. E poi non credo di avere un viso così interessante. Ecco, brava, così. Sia impaziente, inquieta, anche ribelle. È ancora più viva, tanto lei non se ne andrà, lo so. Perché? Perché ha già subito il fascino delle mie statue. È vero. Hanno qualcosa di strano negli occhi. Come se vedessero il fondo della nostra anima. Lo sguardo è l'arma del nostro pensiero. E noi possiamo infonderlo anche nella materia. È la più bella frase del suo libro, professor Chemnitz. Ma di quale libro sta parlando? Io non ho mai scritto nemmeno un telegramma in vita mia. Chemnitz? Perché mi ha chiamato Chemnitz? Perché lei è Chemnitz. Solo che ha pensato bene di cambiare il suo nome, professore. Per riapparire nel giardino dei simulacri di pietra, da dove può uccidere con tutta tranquillità. Cosa dice? Io uccidere? E con quale arma compirei i miei delitti? Con una ridicola pistola? La smetta di scherzare, Chemnitz. Ormai è in trappola. Mi mostri la sua trasmittente. Trasmittente? Cosa? Stava scritto che mi doveva capitare una pazza fra i piedi! Sarò stanca di essere carica questa ridicola macchinetta. E allora scarichiamola. Mi uccida pure. È il suo genere. Ma l'avverto, tra poco riusciranno a intercettare i suoi segnali televisivi. E in quel momento lei sarà finito per sempre. Chi gliel'ha detto? Come l'ha saputo? Come ha saputo di questa storia? Avanti, parli! Uccidere a freddo tanta gente innocente. Maledetti criminali. Vigliacchi miserabili, ci sono riusciti. Ora il mondo è nelle loro mani. Senti, io non so chi sei, né chi ti manda. Sì, sono Chemnitz. Va bene, mi hai scoperto. Ma non sono colpevole degli odiosi delitti che dici. Credi forse di farmi pena perché sei pazzo? No! Sono ferito, ma non sono pazzo. Vedi, io vivo qui. Solo, e non so ciò che avviene nel mondo. Ma io credo a quello che hai detto. E ti scongiuro di credermi. Dopo, uccidimi pure. Ormai non mi importa. Perfezionai i miei studi per la trasmissione a distanza dell'ipnosi quando la televisione era ancora in fase sperimentale. Ma mi resi conto del pericolo che la mia scoperta poteva rappresentare per l'umanità e decisi di non divulgarla. Ma da quel momento fu un inferno. Spie, politicanti, gente senza scrupoli mi assediava, mi lusingava con offerte favolose. Ero angosciato. Allora pensai di sparire per sempre. E della sua invenzione che ne ha fatto? Durante un viaggio mi rubarono la valigia che conteneva i piani esecutivi del progetto. Se fosse vero, ci si potrebbe anche credere. Lo giuro, questa è la verità. E perché non denunciò il furto? Avevo paura di rappresaglie e poi non rubarono tutto.
Si spieghi meglio. Mi hanno rubato solo una parte del progetto, cioè quella che rende possibile ipnotizzare solo quei cervelli in grado di ricevere una determinata lunghezza d'onda. Infatti è quello che sta accadendo. Esattamente, però l'effetto dell'ipnosi può estendersi a tutti gli spettatori televisivi, ma questa parte del piano Hypnos 2, per fortuna, è in mio possesso. Dov'è? Questa è una domanda che potrebbe costarle la vita. Certo, ma allora qualcuno mi cercherebbe e lei non farebbe molta strada. È vero, sono vecchio e stanco di lottare e in ogni caso sarebbe inutile nascondersi. I documenti sono qui dentro. Lo so che la mia storia è una storia drammatica e assurda, ma adesso spero che lei mi creda. Sì. Sa che le dico? È stato solo uno scherzo. Io non sono Chemnitz e non ho mai inventato niente. E quanto a lei, non mi ha mai visto. Non abbia paura, professore, non le succederà nulla. Le giuro che non dirò niente a nessuno. Allora, possiamo diventare amici? Posso contarci? Sì. Lei continuerà a venire per le pose del ritratto? Sì. Allora dobbiamo brindare alla nostra amicizia. Ci deve essere una bottiglia di vino greco da qualche parte, un vino formidabile. Vediamo un po'. Ma dove l'ho messa? Ah, deve essere là. Vuole che l'aiuti? No, grazie. Ah, eccola, ti riconosco, nettare degli dèi. Prendo i bicchieri di là, permesso, Angelo, torno subito. Tardi. Devo scappare. Solo un brindisi alla nostra improvvisa, furibonda amicizia. Brindiamo all'arte di dimenticare. Grazie, ma adesso devo proprio andare. Arrivederla. Evanescente. Tornerà domani per la prossima seduta alle 10. Sì, perfetto, alle 10. Aspetti, la faccio accompagnare da Boris. Pure, grazie. Prego, Angelo. Nicole, sei voluto uscire. Ti avevo detto di non muoverti da casa, è pericoloso. Poi ti spiegherò, ma ora bisogna far presto. Che è successo? Ho trovato il mostro dell'ipnosi e ho parlato con lui. Che cosa? Ho visto la maschera, era nel suo studio. La maschera che apparve sul video e mi ordinò di uccidere. L'ho vista con i miei occhi. Quale studio? Dove? Te lo dirò dopo. Sbrigati. A chi telefoni? A Griffey. Ma la polizia potrebbe insospettirlo. Faremo così. Tu entri e poi con una scusa cerchi di farlo uscire. Noi aspetteremo qui 5 minuti. Lo bloccheremo prima che possa dare ordine ai suoi complici. D'accordo. Buona fortuna, Nicole. Vai. Salve. Tenga, dottore. Potrebbe esserle utile. Grazie. 5 minuti. Permesso? Professor Chemnitz. Professore, io poco fa ho perduto una spilla. Lei non l'ha veduta per caso? Professor Chemnitz.
Stanno uscendo, andiamo. La macchina è scomparsa. Volatilizzata. Ci deve essere un passaggio segreto. Allora cerchiamolo. Avanti. Se questa è la loro base, dovremmo scoprire l'antenna. Per trasmettere quel tipo di segnali ne occorre una molto potente. Quindi dovrebbe essere ben visibile. Cerchiamola. Poi distruggeremo gli impianti. Bene, ma prima bisogna trovare Nicole. Voi due, andate di là. Voi con me. Thank you.
Spengler. Nervoso? Questa faccenda sta diventando grottesca. Perché? Non le piace questo posto? Oh, formidabile per i tordi e per le pernici, caro Spengler. Fascinano sempre. Che volete da me? Lasciatemi andare. Da qui non è mai uscito nessuno. Scopriranno questo posto prima di quanto voi crediate. Non l'hanno scoperto in 5 anni, non ci riusciranno in mezz'ora. In questo momento stanno tutti impazzendo. È divertente, ma tra mezz'ora... Guarda, sono tranquilli, spensierati nelle loro piccole scatole di cemento. Fuori invece si temono, si insultano, si odiano. Ipocriti miserabili. Ma tra poco diventeranno belve e avranno il coraggio di distruggersi. Seguono le armi nucleari. Loro mi aiuteranno. Il mio ordine si spargerà in tutti i continenti come una peste luminosa. Senta, Slenger, o i suoi fantasmi temono l'umidità dell'ambiente o noi siamo degli idioti. Io richiamo gli uomini. Commissario! Commissario, venga, presto! Tra poco le esplosioni arriveranno fino qui e questa città sotterranea sarà la sola a resistere. Guardi là. Che diavolo è? Beh, potrebbe essere una telecamera. La stanno riprendendo, sorrida, prego. Bisogna trovare l'entrata. Tu distruggila. Questa è la mia invenzione. L'invenzione che avete rubato a Kemp? Quel topo pacifista. Tu mi odi, ma io ti offrirò ugualmente il più grande spettacolo che tu abbia mai potuto immaginare. Ti devo della riconoscenza, perché sei stata tu a mettermi sulle tracce di Chemnitz. Sei così sensibile e le tue emozioni mi divertiranno molto. Mi eccitano ancora di più che assistere alla morte di milioni di uomini. Che c'è? Vieni avanti. La telecamera esterna numero 2 è stata distrutta e un gruppo di agenti sta cercando di localizzare l'ingresso. Preparatevi alle trasmissioni. Subito. Vieni,
È arrivato il grande momento. La signorina è nostra ospite e ha il privilegio di assistere all'esecuzione finale del nostro piano. Io verrò più tardi. Camera numero 1, pronto per il collegamento. Iniziate la trasmissione. Cabina di controllo, attenzione. Al blackout inserirsi. Collegamento preliminare. Blackout. Video. Procedete immediatamente alle verifiche d'emergenza. Complimenti, Spengler. Andiamo a vedere. Stanno tentando di sabotare l'esecuzione finale del nostro piano. Pronti a riprendere l'operazione. La mia volontà sarà più forte di ogni ostacolo. Ho trovato un'apertura. Si può entrare da questa parte, commissario. Venite. Circuito d'emergenza. Attenti.
venga via con me. Via! Harry! Andiamo!